italiani, popolo di poeti, santi e navigatori, ma non certo navigatori del web, soprattutto se parliamo di VR. Se siete appassionati di realtà virtuale, avrete certamente notato che recentemente molti dei canali più grandi che abbiamo nel nostro paese hanno cambiato nome, manifestando la volontà di dedicarsi ad un mercato, diciamo, un pochino più generalista. E attenzione, questo video non vuole essere in nessun modo una critica. Anzi, vorrei portare alla vostra attenzione un problema che affligge non soltanto la VR, ma proprio YouTube Italia in generale. Non è un mistero, infatti, che siano le masse a fare i grandi numeri, e le masse non necessariamente vanno sempre dove ci sia la qualità. Lo dimostrano in maniera lampante le migliaia di visualizzazioni di video davvero osceni o con protagonisti di dubbio gusto che spopolano su TikTok simili. Non penso proprio! Ma non voglio divagare, quindi torniamo al punto. Ma a voi sembra normale che un canale come VR Italia, il primo ad occuparsi specificatamente di VR nel nostro paese, e lasciatemelo dire che lo ha sempre fatto proponendo contenuti di ottima qualità e estremamente competenti, avesse appena 20.000 o giù di lì iscritti? No, non lo è, e questo non per demeriti dei suoi membri, che possono starvi più o meno simpatici, ma come ho già sottolineato sono davvero bravi in gamba e competenti in questo ambito. E attenzione, cito in particolare VR Italia non per sminuire canali come Advanced Warfare o Lumior, ad esempio, che anche loro sono abbastanza grossi nel nostro paese, ma mi rivolgo specificatamente a loro perché appunto sono quelli con il maggior numero di iscritti. Analizziamo le recensioni di MetaQuest 3, ad esempio. Nel momento in cui registro questo video, la recensione di VR Italia ha quasi 73.000 visualizzazioni. Vale a dire che l'hanno vista 50.000 utenti in più di quelli iscritti al loro canale. E già qui c'è un cortocircuito. Comunque, niente male, direte voi, giusto? Beh, sicuramente vorrei che le avesse avute la mia queste visualizzazioni, ma il problema è un po' più grosso. Se infatti ci andiamo a fare un giro su YouTube Italia, possiamo notare che altri canali non specializzati in VR, nella recensione di MetaQuest 3, come ad esempio quello di TechDale, di visualizzazioni ne hanno ben più di 300.000. Ma l'anomalia non sta solo qui. Vediamo le recensioni. Sempre su VR Italia, raramente le recensioni dei giochi vanno oltre le poche migliaia di visualizzazioni, stando mediamente sopra le 1000 e sotto le 6000. Non ci sono tanti interessati alla VR in Italia, direte voi allora. Bene, ma dunque quei 20.000 iscritti dove sono? Non rispondetemi, per favore, che l'utenza italiana va a vedersi le recensioni all'estero, perché sui gruppi, ad esempio, di VR che seguo su Facebook, per dirne una, anche loro con pochissimi iscritti, 8 post su 10 sono: perché non hanno tradotto questo gioco in italiano? La risposta sul perché traducano sempre meno giochi nella nostra lingua non ve la darò io qui, ma potete andare a vedere un video sul canale di Ben, il vecchio Advanced Warfare, che adesso si chiama La Baia di Ben, dove lui qualche mese fa ci ha fatto un video bellissimo che vi spiega tutto per filo e per segno e in maniera assolutamente matematica, e vi consiglio assolutamente di guardare. Io posso solo supporre che, siccome, come abbiamo appena detto, il 90% dell'utenza italiana vorrebbe che gli traducessero persino Tetris, dove c'è Start e Exit Game in italiano, dubito che queste persone vadano a vedersi delle recensioni in lingua straniera. Soprattutto perché nella maggior parte dei casi noi content creator, e qui mi ci metto dentro anche io, abbiamo il titolo in anticipo, esattamente come la stampa estera. Di conseguenza, quando esce una recensione in America, esce contemporaneamente anche in Italia, salvo alcune eccezioni che si possono verificare, però diciamo che l'eccezione conferma la regola. Canali stranieri che comunque non è che facciano questi grandissimi numeri, ma comunque anche quando si tratta di canali non super professionali, hanno dei numeri assolutamente maggiori di quelli che abbiamo noi, anche quando si tratta di ragazzini che registrano dalla propria cameretta o di gente che fa dei video col cellulare in presa diretta riprendendo le mutande sul pavimento. Ragazzi, non ci possiamo lamentare che le traduzioni in italiano non ci siano, se poi non solo a comprare i giochi siamo in 4, ma addirittura nemmeno l'utenza dimostra di interessarsi guardandone le recensioni. Ad un publisher dare una copia da recensire di un gioco
costa. E francamente, come pensate che reagisca quando si rende conto che in Italia la gente che va a vedere poi la recensione a stento sono un migliaio di persone? È un investimento che voi continuereste a fare? È un mercato su cui continuereste a puntare? Ed anche noi che facciamo i contenuti non ci facciamo una bella figura, eh? Insomma, l'Italia per YouTube in generale, e non ne parliamo per la VR, è ancora un paese abbastanza arretrato. Quindi non biasimate se qualcuno cambia genere, cambia nome e vuole cercare di tirare avanti come può. Anche perché YouTube Italia in generale paga anche meno che all'estero. E quindi quando qualche content creator cerca di cambiare leggermente direzione, non lo fa per tradire la sua utenza, ma per cercare di continuare in qualche maniera a parlare di quello che ama. I contenuti che facciamo per voi durano pochi minuti, ma pensate soltanto a quante ore ci vogliono per fare la recensione di un gioco. Quanto dura un titolo VR? Mediamente 2 ore, 3 ore, 6 ore? Ecco, pensate, queste ore per giocare, in più il tempo di fare le riprese, il tempo di montare il video, il tempo di caricare la miniatura, di farla, caricare la miniatura su YouTube, scrivere la descrizione e via dicendo. Tutto questo per cosa? Quando va bene un paio di euro ogni 1000 visualizzazioni. Scusate, ma io in 12 ore di lavoro, forse se mi dedico a qualcos'altro ci tiro su qualcosina di più che 4 euro. Per quanto mi riguarda, poi, vabbè, il mio canale non è mai nato con l'intenzione di parlare esclusivamente di VR, anche se molti di voi magari mi hanno conosciuto proprio grazie a MetaQuest 3. Il mio canale infatti si chiama Il Gretta Pensiero ed è nato con l'intenzione di parlare di quello che io amo in generale, un pochino diciamo dal punto di vista tra l'altro di opinionista, e quindi non tanto per fare recensioni o cose di questo genere. E fortunatamente, nonostante io non abbia intenzione di smettere comunque di portarvi delle recensioni, anche se poi alla fine sono i contenuti che faccio che ottengono meno visualizzazioni e a volte veramente ci c'è da chiedersi se ne valga la pena farle, comunque non smetterò, perché appunto, come ho appena rimarcato, sono cose che le facciamo per passione. Però viene davvero da chiedersi dove siano tutti questi utenti che hanno un visore VR in Italia, perché non possiamo essere davvero così pochi. E i numeri lo dimostrano nel momento in cui, quando non sono recensioni, magari i video di visualizzazioni ne hanno 8.000, 10.000, 70.000. Non può essere gente capitata sui video a caso. Ma allora perché non gli interessano i giochi? Boh, ditemelo voi, ma la situazione credo sia chiaramente poco felice per questo mercato nello stivale, e se vogliamo che migliori dobbiamo fare qualcosa. Quindi anche voi, se amate la VR, cercate di farla diffondere in tutti i modi possibili, un pochino come cerchiamo di farlo noi che creiamo dei contenuti, non per un guadagno diretto, ma apposta per cercare di diffondere questa nostra passione verso più persone possibile, farla conoscere a tutti. Like al video se vi è piaciuto, campanella per seguirmi. Anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, almeno finché riesco a pagare le bollette della luce e sicuramente non grazie a YouTube.